Sentiamo che sia Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, convocato più volte a chiedere brevemente se abbia voglia questo discorso e poi soprattutto, prego, sperando che questo microfono non ce lo abbandoni e soprattutto a leggerci, e ripeto, sarà forse la prima volta che sindaco di Palermo legge per noi, il sindaco di una città italiana legge Dante. È un evento al di là di ogni retorica, mi chiede, è sicuramente importante, perché Dante è stato un uomo politico, sappiamo tutti, fu priore, che combatté, fu dalla parte giusta, fu dalla parte sbagliata, fu esiliato, però che da lui, attraverso lui, tanti secoli dopo, parta un messaggio di questo tipo, quello che Giuseppe Novanto ci ha appena lanciato. Dalla vostra coscienza deve nascere la responsabilità, un'etica della responsabilità individuale. E qui leggevo Pennac e Mauro che qui in questa città una settimana fa dicono sovrani di se stessi, devono diventare giovani. Ed è una citazione dalla lettera a una professoressa, libro importantissimo che lei ricorderà sicuramente, che ha lasciato un segno forte nella pedagogia, nella storia della formazione italiana. Don Milani che dice al giovane sii sovrano di te stesso, ed è letteralmente una citazione di Dante: diventa sovrano di te, io ti incorono perché tu sei stato capace. Che cosa pensa di queste sollecitazioni dal punto di vista del politico a cui tutti guardano in questa città come colui che ha una responsabilità immensa, far passare la paura ai ragazzi? Tanto voglio ringraziare per questa occasione, questa opportunità di ascoltare, di tentare di incrociare quel che penso, quanto che ascolto. Poi dire con molta sincerità che quando vengo definito un politico, io che politico sono, non mi viene l'orticaria, ma questo diciamo, perché credo di essere anche qualcun'altra cosa. Molto più che un politico. Più mai. Qualcun'altra cosa forse. Facendo riferimento alla emozione che proverò nel leggere il mio canto, mi conforta pensare che mi è capitato anche di essere il narratore in Pierino e Lupo, da questo punto di vista mi conforta il pensiero di Prokofiev. Ma quando fu questo? Due anni fa, fatto il narratore in Pierino e Lupo. Non mi faccio altre domande, faccio anche l'attore in Germania. Sono stato premiato come miglior attore tedesco dell'anno, essendo il tedesco la mia seconda lingua, mi dispiace, per l'Accademia della Tosca, la mia prima resta il siciliano, ma questo diciamo. Spero di essere perdonato. No, il tema vero è riferito all'importanza delle parole. Lei più volte è tornato sull'importanza delle parole, e quel numero di parole che fanno la differenza è in qualche misura il motore della lezione di Don Milani, il quale non pretendeva di cambiare le persone, ma pensava di fornirgli tante parole da cambiarle. Per cui la differenza che spesso si dice che esiste tra il figlio del ricco e il figlio del povero, è che il figlio del ricco conosce 1000 parole e il figlio del povero ne conosce 200, e da questo punto di vista il figlio del ricco trae un vantaggio, non perché il figlio del ricco, perché conosce 1000 parole. Basta far conoscere al figlio del povero le 1000 parole, probabilmente è un figlio una possibilità. Produce un elemento di equità e di uguaglianza. Il riferimento alla libertà, io credo che sia molto importante, credo che la Divina Commedia è uno di quei capolavori che sono capolavori perché li apprezzi di più ogni volta che li rileggi. Io distingo i libri tra quelli che quando li rileggi bene che male capisci meglio, che sono i libri normali, e poi i capolavori che sono quelli che quando li rileggi li apprezzi di più. Nel primo caso capisci meglio per limite tuo. Nel secondo caso la lettura fornisce occasione di apprezzamento ulteriore dell'autore. Sicuramente la Divina Commedia è un testo,
dico ai giovani che l'hanno letta che voi apprezzerete sempre di più quando la proverete a rileggerla, perché si intreccerà inevitabilmente con una presa di coscienza di quello che ognuno di noi è, perché credo che la Divina Commedia sia più semplicemente un'esperienza umana, con tutta la ricchezza e la forza di un'esperienza umana. Quello che veniva fuori nel discorso poco fa di Bernardino Lomanto e sa come si neva proprio questo libro della vita, cioè racconta di tutti noi. Ezra Pound, il grande poeta che poi fece una tremenda scelta politica disastrosa, però collaborò con Mussolini, però pagò duramente il suo errore, non tornò mai indietro, ma capì e ci fece capire Dante forse più di chiunque altro, perché intuì una cosa: Dante è everyman, diceva. Dante non è soltanto Dante Alighieri, ma è proprio tutti noi che lungo tutti i secoli che ci uniscono a lui stiamo con lui via via che leggiamo il libro compiendo quel percorso, e siamo tutti noi Dante nel momento in cui tutta l'umanità. È una bellissima idea. Sì, è una bellissima idea, mi porta ad affermare che il mio approccio nei confronti di uno dei tanti aspetti della Divina Commedia, ne trovo 999, sono più di quello di chi l'ha preceduto, insomma. Ma secondo me io trovo che c'è questa straordinaria dimensione di un'esperienza umana che anche in termini di fede, credo che fosse ambientato in una concezione cristiana, credo che, insomma, credo che sia stato sostanzialmente la Divina Commedia è stata la riforma che poteva farsi e che poi fece Lutero. Ecco, un libro di protesta, di ribellione, di rivoluzione interiore. Libertà, certo. Sostanzialmente di fede, sì, ma di libertà. Sì. Dove c'è questa straordinaria centralità della persona umana, con i suoi difetti, con i suoi vizi, nessuno con la sua paura. Le sue paure, i suoi meriti. Cioè, io credo che oggi che abbiamo un Papa, Francesco, che sta finalmente facendo la riforma cattolica, differenziamoci da tutti gli altri papi che hanno cercato di correggere la controriforma di Trento, per la prima volta c'è un papa che cerca di fare la riforma cattolica, cioè di fare oggi quello che fece Lutero. Probabilmente c'è un filo che lega la Divina Commedia a Papa Francesco. E forse che collega Papa Francesco a Francesco d'Assisi, che Dante non a caso elesse in qualche modo al suo santo ideale. Siamo sempre... Lui che lavorò con i francescani, studiò con loro e seppellito presso... Siamo sempre intorno a questa drammatica condanna della fede che si chiama Vaticano. Insomma, questo è... Quando ho incontrato per la prima volta Papa Francesco, avendo vissuto e avendo il privilegio di incontrarlo, l'ho incontrato parecchie volte, quando l'ho incontrato la prima volta, abbracciandolo gli ho detto, tanto per tu, perché diversamente poi io saluto, diciamo, quindi devi... Papa Francesco, grazie, perché con la tua elezione abbiamo sentito respiro di Chiesa dopo anni di tanfo di Vaticano. Mi ha abbracciato e baciato. Non vi voglio descrivere le facce dei cardinali che erano accanto e hanno assistito a questo incontro. Questo, diciamo. Che cosa può fare il sindaco Orlando, non un politico, perché come dicevamo lei non è solo un politico, è anche un uomo di cultura, è anche uno che ha fatto l'attore o continua a farlo, fa narratore in Procopio, quindi ha un senso dello spettacolo e della civiltà, delle parole direi fondamentalmente. Che cosa può fare un sindaco per aiutare i suoi ragazzi, domanda terribile da un miliardo di ereditari, i suoi ragazzi, questi sono i suoi ragazzi. Oggi sono pochi, ma ripeto, ieri in faccia contro in questa sala non si entrava, erano quasi 500. A non avere paura, perché è questa la cosa che noi ci troviamo, noi che abbiamo più di un po' di anni, insomma, ci troviamo a dire sempre: ma non abbiate paura, coraggiosi, siete caduti, rialzatevi. Dante arriva lì, vede le tre fiere, presso Lomanto aveva una bellissima serie di interpretazioni, l'ho tolto via il microfono, perché... Così ce le racconta ancora un'altra volta su cosa sono quelle fiere, la lussuria, ma l'invidia, ma la paura, sono la paura. Ma che cosa si fa per credo in parole molto, molto volgari, non fatevi fregare. La selva oscura non è fuori di voi, è dentro di voi, questo è il senso vero. Ed è un pretesto
che Dante, a mio avviso, utilizza per comunicare che aveva smarrito la via, essenzialmente un pretesto, poteva fare riferimento a un precipizio piuttosto che fare riferimento alla faccia dove vi ha la suocera, piuttosto che al vicino di casa che gli dava fastidio. E allora ha fatto riferimento che tutto, che è un filo che torna alla commedia, nel senso che l'ambiente è sempre un pretesto. L'ambiente è sempre un pretesto che serve in qualche misura a comunicare sentimenti, vizi, virtù. In questo caso il messaggio non è la selva oscura o la paura della selva oscura, è un Dante che ti dice: io ho smarrito la mia via, e fa ricorso a questa selva oscura come pretesto per comunicare lo smarrimento della sua via. E poi dopo incontra le belve, incontra una cosa che è un poco controriformista, e non è riformista, è questo fatto che lui a un certo punto Virgilio non lo fa arrivare in paradiso. Questo mi crea qualche problema, cioè nel senso, questa idea che il paradiso, poi per carità ci saranno giustificazioni anche di amore per Beatrice, ma poteva portare, cioè se lo portavo in paradiso, ma chiaro, le propongo una bella annotazione con un bel commento a Dante. Provo a rispondere così all'impronta con il grande Jorge Luis Borges, connazionale di Papa Francesco, argentino, il quale una volta scrisse un saggio magnifico che si chiamava Il sorriso di Beatrice, in cui, fingendo di dimenticare che Beatrice quando ritorna nel trentesimo del Purgatorio non sorride affatto a Dante, lo tratta malissimo come un ammiraglio, però Borges si inventa questa cosa, che tutta la commedia sia stata scritta per poter rivedere il sorriso di Beatrice, e quindi Virgilio deve per forza rimanere, anche perché se no Beatrice non avrebbe portato la sorpresa. Provarsi alla fine di tutta questa fatica il volto grigio di Virgilio sarebbe stato un po' terribile. Cioè non avrebbe tutta la mia umana comprensione, non avrebbe, da un punto di vista allegoristico di cui il professor Romanto sta già parlando e suggerendo al suo vicino di banco, dal punto di vista allegoristico la ragione non avrebbe superato se stessa nel traguardo. Mi ha convinto, però contemporaneamente avrebbe perso quel sorriso di Beatrice, e quindi, e poi si sarebbe portato il virgiliese dietro, mentre Dante parla oramai dantese, noi chiamiamo italiano. Dante ha scritto Conosco i segni dell'antica fiamma, ed è un verso letteralmente tradotto da Virgilio, agnosco vedere con cui saluta Virgilio, quindi quando lo saluta gli ripete un suo verso e dice: oramai vado avanti da solo nella vita. Approfitto della presenza del professore e dell'Accademia della Cuspe, io ho un debole per quella dei Vincei, sono diciamo per ragioni varie legate alla mia vita personale, molto legato diciamo a Cesi, a Federico Cesi, diciamo qualche deviazione diciamo. Chiederemo agli accademici di Lincei, posso l'accestato, e chiederemo di tornare qui a Palermo. No, il tema lo dice Dante e non possiamo discutere, ma che cosa c'è la lingua italiana con Gero Falcone? Pongo una domanda, non chiedo risposta, ma cosa c'è? Io sono orgoglioso di essere siciliano, anche se tra me e me sono convinto che non c'entra nulla, ce l'ho d'altro con la lingua italiana. Rosa fresca o lentissima, capari per l'estate, le donne che disiano, pulselle maritate, tragemi d'este focora, si tesse a volontà per me, non hai ambiente, noi te dia pensando più di voi, Madonna mia. Forse non ci siamo capiti, io ho detto che la mia prima lingua è siciliana, quindi figurarsi se non mi piace. Questo, il mio problema non è assolutamente legato a qualcosa di bellezza. È diventata qualcosa di più, grazie a un grande tedesco. Sai cosa raccontiamo sempre noi professori e ragazzini nei licei? Questa piccola storia che risintetizzo in un secondo. In questa terra, qui a pochi chilometri da qui, pochi metri da qui, viveva Ruggero di Hauteville, Ruggero II re di Sicilia. Lei lo sa benissimo questa storia, ma la ricordiamo per i ragazzi. Lui era un francese, veniva dalla Normandia, avevano appena conquistato l'Inghilterra questi signori del nord, Nordmennen, e da, dopo la più grande isola d'Europa sono passati alla seconda isola d'Europa, la Sicilia. E qui hanno trovato ebrei,
arabi, greci, e poi si sono portati dietro i provenzali, i giullari, eccetera. In questa nazione, in questa città, per quanto ancora trapela dall'alto di questa bellissima cupola, si vedono trapelare le vecchie rovine dell'antica città normanna, ancora a palazzo normanno, insomma, non pensa qualcosa. E tutto sommato, che cos'era quella città? Erano francesi che qui parlavano greco, arabo, ebraico, e Ruggero II si è fatto ricamare un mantello meraviglioso che oggi è a Vienna, perché quel mantello è finito sulle spalle di tutti gli imperatori. Purtroppo quando si perdono le guerre si perdono anche i mantelli. Anche i mantelli, ma tutti gli imperatori del Sacro Romano Impero hanno avuto sulle spalle, dopo Federico II, il mantello che un normanno qui in Sicilia ha fatto ricamare da ebrei di lingua araba, su cui c'è scritto una meravigliosa storia dell'Italia e della Sicilia. Guardi, io ho veramente ascoltato con grande emozione le cose che lei ha detto, perché lei ha fatto riferimento a tutte le diverse civiltà, ma mai a quella romana. Grazie. Forse come essendo nota l'allergia, a prescindere dall'allergia dei siciliani nei confronti di Roma, ha lasciato poco Roma qua. Federico II forse un pochino si è... È un poco singolare, sì, che dobbiamo arrivare a Roma passando per il Baden-Württemberg, ma può accadere. Ma forse lei sta rispondendo in modo molto interessante a questa soluzione. La Sicilia offre una cultura complessa all'Italia moderna, perché riesce a superare Roma attraverso la complessità della sua civiltà. Se posso semplificare, verrò certamente scancellato, che come è noto una parola che trovate nell'Accademia della Costa, scancellato, però la realtà vera è che la lingua italiana, quella fiorentina, quella di Dante, si è allenata con il latino di Santa Roma la Chiesa, e noi invece, essendo un po' più distaccati dal latino, probabilmente non abbiamo vinto questa partita di riuscire ad affermare, ma noi restiamo comunque una straordinaria. Intanto Daniel Pennacchio sostiene che le due grandi isole letterarie del mondo sono l'Irlanda e la Sicilia, non mi sembra poco, diciamo, tenendo conto che forse in Irlanda è nato qualche letterato di un qualche... Certo, Joyce, certo, Beckett, sì, sì. Tutti quei letterati che i britannici dicono essere loro, gli inglesi dicono essere loro, gioco come quando qualcuno mi fa a me i complimenti per il Duomo che c'è a Monreale, e complimenti sindaco, nella sua città c'è un bellissimo Duomo, dico cattedrale, no, il Duomo, quello bellissimo all'esterno e all'interno, non questa cattedrale di Palermo che all'interno è inguardabile, no, diciamo, no, è bellissimo all'esterno. Ci sono solo Costanza e Federico, poco altro. Sì, ma insomma all'interno francamente meglio dunque. È un barocco, sì. Bacio. È un'imbiancata fatta da... Ma lei come si sente quando le attribuiscono le benemerenze di Ruggero? E no, quando le attribuiscono alla città di Palermo, dopo di Monreale dico sì, grazie a Palermo. L'ho confessato al mio collega sindaco di Monreale dicendo che ti rubo ogni tanto il tuo. E il tema credo che sia che questa isola, questa città, diciamo che noi non siamo una città europea. Noi siamo una città medio orientale d'Europa. Fa una bella differenza. Magnifica definizione. Fa una bella differenza. Una città, cioè, medio orientale in Europa. Siamo con orgoglio in Europa, ma Palermo è come Beirut, come Istanbul, come Ankara, non come Francoforte, Berlino, piuttosto che altro. Stavo per dire per fortuna, signor sindaco. Ma ognuno nasce come nasce. Porta l'Europa anche in questo modo difficile. Per fortuna, se noi altri non giochiamo a fare i tedeschi. Certo. Che sarebbe una, lo ripeto, io in Germania faccio lo scrittore, vendo 3.500 copie a settimana e mi libri in tedesco che non esistono in italiano, per ragioni di prudenza politica. Però il tema di fondo è esattamente questo, cioè la Germania, cioè la Sicilia è questo, ed è uno straordinario mosaico, non è un quadro. Beh, la storia di Federico... Palermo è un mosaico, un fatto di tessere, di colore, di forma diversa, belle, brutte, rotte, sane, corrotte, oneste, mafiose, non mafiose. Questo straordinario mosaico ha bisogno di un'armonia, e l'armonia è la cornice, perché un quadro non ha bisogno di una cornice,
Mirò, Rembrandt, Mastroianni della Messina sono splendidi anche senza cornice. Un mosaico senza cornice è una somma indistinta di cocci di pietra, cocci di vario colore. Per chi non è siciliano potrò tradurre evidentemente in italiano, ma a Palermo ci sono cocci belli, cocci tutti, cocci di tacca, cocci di camola. Il coccio di tacca è l'arrogante, il coccio di camola è lo scocciatore. Ci sta tutto dentro, ci sta tutto. E la nostra forza è che siamo in mosaico, il nostro problema è la cornice. E perché senza cornice siamo una massa indistinta. E l'abbiamo avuta in passato la cornice. In passato la cornice era data dalla aristocrazia terriera, dalla Chiesa Cattolica e dalla mafia. Poi garantivano l'equilibrio di questa città, l'equilibrio criminale, ma consentivano al coccio sano di stare accanto al coccio malato senza problemi di tenuta complessiva del sistema. Poi è arrivato il fascismo, e allora la cornice è stato il fascismo, la Chiesa Cattolica e la mafia. E poi la Seconda Guerra Mondiale, la cornice è stata la politica, la Chiesa Cattolica e la mafia. Perché oggi Palermo è cambiata? Perché la mafia non sta più nella cornice. Sto dicendo che la mafia non esiste, guardatemi signore, certamente mi riprenderebbe. Esiste, ma è una tessera mostruosa, criminale, malata, ma non governa la città. Credo che non si possa dire lo stesso della Calabria. Forse anche grazie a un complesso lavoro svolto. Esattamente. I responsabili che si sono presi. Coloro che si sono presi queste responsabilità non hanno arrestato un mafioso e condannato un mafioso. Hanno dato un contributo a un'operazione ancora più grande di evitare che la cornice sia costituita dalla mafia. Cioè, c'è la mafia nella cornice. È chiaro che poi ognuno cerca di fare la propria parte. Per questo io dico, in questo luogo, un luogo così legato a. Avete capito che il mio cammino di fede è la cosa più importante della mia vita, per questo parlo male. Del Vaticano in nome della mia fede, non in nome di altro. Ma io sono, devo dire con molta serenità che sono orgoglioso di essere sindaco di una città che ha dato i natali al beato Pino Puglisi, un sacerdote, un normale sacerdote, che credeva nella scuola. Che chiedeva che si costruisse una scuola che adesso c'è, esiste, porta il nome di Don Pino Puglisi, del Beato Pino Puglisi. Ma posso aggiungere sommessamente che sono anche orgoglioso di essere sindaco di una città che ha organizzato il più grande gay pride del Sud Europa. I diritti, a prescindere dalle scelte che ognuno di noi fa. Perché la mafia ha molto più paura di un giovane che rivendica i suoi diritti piuttosto che di un poliziotto armato con la sentenza di un tribunale. Vogliamo sottolineare, ragazzi, questo pensiero che il sindaco ha appena espresso? Molta più paura di chi sa rivendicare i propri diritti, imparando quelle 10.000 parole che servono a difendere la propria identità e appunto i propri diritti. L'ultima domanda, che non vuole essere tale, poi finalmente la sentiremo leggere Dante. L'ultima domanda viene fuori da un discorso. Dante è talmente grande che regge anche la mia lettura. Le ripeto, lei sarà a mia conoscenza il primo sindaco, il primo uomo delle istituzioni dopo Giovanni Boccaccio, che era invitato nel 1373 dal comune di Firenze a leggere Dante, che sarà un sindaco di una città italiana che leggerà un canto di Dante. E questa occasione la dobbiamo alla settimana di studi danteschi, alla quale speriamo sia aperto un grandioso futuro insieme con l'Accademia della Crusca, dei Licei e il Comune di Parigi. Essendo sindaco non posso che leggere il primo canto, evidentemente. Non potrò mai leggere la parola stelle, diciamo. Le stelle però ci aiuterete a guardarle e a rivedere. La domanda è questa, è molto semplice. Due parole ieri sono venute a galla e su queste vorrei chiudere. Una domanda terribilmente complicata, ma le chiedo proprio di rispondere in modo autentico e sintetico. Qualcuno ieri ha parlato di etica, parola strana che non si usa più molto. Oggi si dice morale perché c'è moralismo e si fa prima a criticarla. E qualcun altro ha detto una cosa ancora più importante, ma l'etica non è solo religiosa, c'è un'etica laica. E qualcun altro ancora ha aggiunto, o forse sono io che sto rimeditando così quello che ho sentito, non l'ho sentito Mancuso, ma lo conosco bene, l'ho sentito a questo tavolo qui gli anni passati.
Il discorso del fondare la politica di nuovo su un'etica che sia soprattutto etica laica della responsabilità individuale, del riconoscimento di quella paura che tutti gli individui hanno e di quella fatica che serve a superare la paura per affrontare l'esistenza in modo rigoroso e insieme appassionato. Questo, secondo me, è il messaggio dantesco. Sì, è il messaggio dantesco, se mi è consentito, con la differenza enorme che esiste tra la morale e l'etica, perché la morale trova fondamento nei comportamenti, l'etica è i comportamenti. È l'ethos, è il comportamento. Il modo di essere, sia questo esattamente il valore più forte dell'etica rispetto alla morale, con la dimensione ovviamente i rapporti interpersonali, comunitari, politici, perché l'etica evoca il comportamento. E noi in Sicilia abbiamo un vizio terribile. Poi ha dato fondamento anche alla cultura della mafia. Ed è il vizio che privilegia i sentimenti e i comportamenti. Non si è liberi se si privilegiano i sentimenti rispetto ai comportamenti. Guarda, Giovanni si è comportato male. Sì, lascia stare. Ti voglio bene, amico mio. È il familismo amorale di cui c'è quell'altro il sociologo generale. Esattamente il fondamento della perversione della cosa sociale. Cosa mi interessa a me dei tuoi sentimenti? Io pretendo i tuoi comportamenti. Credo che sia questo quello che in una città medio orientale si fa fatica ad affermare. Dove c'è forte il segno della umma che si costruisce come comunità e che si costruisce su un sentimento di comune appartenenza, questa terribile trappola all'appartenenza. Forse però insegnare a leggere Dante, che ha cercato di superare le appartenenze, per esempio la città, senza rivendicare, senza negare l'identità, cioè ha affermato essere l'appartenenza la prigione che uccide l'identità. Sembra che sia questo il senso complessivo. Riscattiamo una nuova identità che sia al di là dei livelli naturali dell'appartenenza. Per dirla con un'altra espressione, mettiamo le ali alle radici, che certamente Dante ha messo le ali alle sue radici, nel senso che c'era un famoso musicista austriaco, cieco dalla nascita, cieco nel senso che non vedete, austriaco non cieco, diciamo, non stavo pensando a Weinberg e a Svanda, stavo pensando proprio a un musicista non vedente, che aveva trovato nella musica le ragioni della sua realizzazione, straordinaria sensibilità. Un giorno un giornalista gli domanda: maestro, mi dica, ma lei che è un grande maestro di musica, ma come ha fatto a raggiungere livelli così alti essendo cieco? Questo maestro gli risponde: sa, mio padre e mia madre, facendomi nascere, non mi hanno dato il dono della vista, mi hanno dato il dono della vita e non mi hanno dato due occhi come dono. Mi hanno dato due doni più importanti degli occhi, le radici e le ali. Ecco, io credo che noi troppo spesso moriamo soffocati nelle nostre radici. E troppo spesso utilizziamo le ali senza radici facendo la fine degli aquiloni sottoposti a qualunque colpo di vento. Credo che coniugare radici e ali è il messaggio della profondamente romana esperienza, certo, che qualcuno chiama Divina Commedia, certo, di Dante. Bene, la lasciamo adesso alla lettura di Dante. Questo messaggio di velocità, l'appartenenza superata nel riconoscimento delle radici scelte con libera etica e profonda capacità di superare la paura che ci tiene chiusi in questo familismo. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura. Prego.